Che cos'è un NFT? Come raccontiamo, Ricchi, da dove partiamo per raccontare l'avventura di questo standard o di Da dove questo partiamo? Da dove token? partiamo? Io sai che ogni volta mi diverto a partire da modi diversi. Per me, se vuoi partire a parlare di NFT nel senso più pratico, io partirei dai CryptoKitties. Oh, yes. Da dove vuoi partire altrimenti? Allora, i CryptoKitties cosa sono? Perché non l'ha mai sentiti? Sostanzialmente sono dei gattini digitali assessuati, giusto? Che si possono collezionare, è ancora un progetto totalmente attivo, sono andate a CryptoKitties.com, qualcosa del genere, e dove tu puoi scegliere il tuo gattino e puoi comprarlo. Sono stati, si sono, si dividono in genere, oltre quando li hai comprati possono fare due cose, ovvero puoi venderli ad altri, oppure se hai due gattini puoi farli accoppiare e dopo un periodo in cui stanno assieme, fanno le coccole, nasce un nuovo gattino e quindi lì si genera un gattino di seconda generazione e le generazioni sono ormai diventate tantissime e ovviamente tutti questi gattini hanno delle caratteristiche particolari che li rendono alcuni più comuni e altri più rari. No? Giochini basati su questo concetto, però sono nuovi, dai Pokémon Esattamente, esattamente. No, infatti. anche io c'è il concetto qui, però non erano NFT quelli di prima, erano un altro concetto. Adesso ci arriviamo, però la motivazione di base con cui, e credo sia il motivo di fondo per cui questo slancio dell'NFT ha preso piede in questi ultimi anni, nasce proprio da questo modello qui. CryptoKitties è stato il primo, appunto, ha fatto questa versione digitale dei gatti e per un momento c'è stato in cui praticamente la maggior parte, la rete Ethereum nella sua interezza era bloccata perché c'erano troppe transazioni su CryptoKitties. Era l'applicazione in assoluto più usata in tutta la rete, quindi quello che... e l'aveva bloccata, non era, il sistema non reggeva questo carico di richieste. Questa cosa vista oggi fa abbastanza ridere, però effettivamente... Ok. Certo. No, ma quello poi è il concetto che però non affrontiamo oggi, del fatto che le transazioni basse, quando sono troppo basse, di fatto innescano il fatto che i bot possono distruggere niente perché il costo opportunità non c'è. Comunque no, tornando alla cosa che altrimenti ci perdiamo, cioè mi perdo. Allora, quindi CryptoKitties è stato il primo esperimento, il primo progetto di fatto NFT, ma quando noi compriamo, mentre quando compriamo le tessere pratiche fisiche dei Pokémon all'epoca o dei giocatori, calciatori, compravi una cosa fisica, quando compravi un gattino digitale e quando Riccardo ha pagato $10 per comprare il suo gattino blu, cosa ha comprato? Di fatto ho comprato un identificativo unico che rappresentava quel gattino sulla blockchain, sul blockchain Ethereum. Quindi di fatto ho comprato un numero. E infatti un non fungible token NFT di fatto indica un'unità di dati unica, ok? Che è non fungibile appunto, ovvero non intercambiabile. Quindi di fatto immaginiamo i gattini sono uno diverso dall'altro, è quello che li rende, è quella la loro proprietà. Se io avessi tutti i gattini, tutti bianchi, c'è poco divertimento a scambiarli, no? Quindi il fatto che non siano scambiabili e che abbiano una caratteristica, un codice che li identifica. E Questo è il questo. tema del significato della parola fungible, è come la spieghi dicendo che un dollaro è un dollaro, quindi se tu scambi un dollaro con un altro dollaro è sempre un dollaro, questo vuol dire che il dollaro è fungibile, no? Perché Esatto. può essere scambiato, mentre se tu semplicemente cambi un pezzettino di codice e i 2 dollari non sono uguali, a questo punto sono 2 dollari non fungibili e quindi hanno delle caratteristiche diverse perché il mio e il tuo non è che si scambiano la stessa cosa. Esatto, io Questo è il posso senso della scambiarli, parola. ma è come Sì. scambio due quadri, no? Quindi io do un quadro a te, tu dai un quadro a me. Sì, li possiamo scambiare naturalmente, però sono due cose diverse. Non hanno, perché io attribuisco un valore all'oggetto in sé. E quindi questi NFT possono essere utilizzati per rappresentare oggetti digitali facilmente riproducibili. Perché ricordiamolo, quello dei gattini, per esempio, mi uso quello come esempio perché diventa più semplice, sono gattini JPEG delle foto, quindi chiunque può andare nel sito, tasto destro e scaricarsi la foto. No, non è quello, cioè l'oggetto di per sé è facilmente riproducibile. E questa cosa può valere per tutti i formati digitali, foto, video, audio o anche altri tipi di file digitali diversi, no? E che quindi di fatto io nel momento in cui li mappo
capo sulla blockchain, usa la blockchain per stabilire una prova di proprietà verificata e soprattutto pubblica. Questo è l'elemento essenziale che definisce cos'è un NFT. E abbiamo visto che questa modalità, che è nata all'inizio con CryptoKitties, poi ha preso veramente piede, facendo per esempio un altro progetto che ha avuto il secondo me, più importante per scala, non era su rete Ethereum, ma non importa, ed era questo degli NBA Top Shot. E quindi l'idea di fare, al posto di avere l'oggetto che è il numero identificativo di un gattino, in questo caso è il numero identificativo di un'azione dell'NBA, no? Registrata apposta, emessa in un numero limitato di quantità, e che io posso vendere e comprare. Quindi vado e mi compro l'azione di quel giocatore che mi piace e ce l'ho. Di fatto, questo è stato un progetto lanciato appunto dall'NBA, di fatto, che ha venduto le singole azioni a persone X. È diventata una cosa cioè grandissima. E all'inizio te le regalavano anche nei proprio prime settimane. Ma questo era quello assimilabile a tipo le figurine dei calciatori che Esattamente. c'erano noi, ok? Cioè, se Sì. ci pensi, è la stessa, la figurina era un JPEG, questo è un video, però il concetto è lo stesso, cioè dal punto di vista non c'è Ricorda un po' differenza. Harry Potter. Sì, esattamente. Sì. Beh, di fatto le cornici lo vedremo dopo con alcuni progetti, ma i frame digitali con dentro l'NFT sono le figure, cioè sono le cornici viventi. E altri progetti che secondo me interessano, cioè ovviamente questa cosa è stato il motivo per cui poi sono arrivati ai titoli di giornali più famosi per alcune persone che sono riuscite a vendere per cifre milionarie degli NFT e poi ovviamente nel momento in cui ci sono queste persone che creano questi NFT, li mettono queste collezioni, questi progetti, e poi nasce il bisogno di doverli, bisogno, la volontà, cioè esiste chi ha voglia di scambiarli, di venderli, quindi la possibilità di, e quindi nascono queste piattaforme che sono di fatto dei piattaforme di scambio, ok? Tipo OpenSea e altre che ti permettono ovviamente di scambiarlo e poi di scambiare, cioè di creare, scusa, prima di tutto un NFT e poi anche di venderlo, ok? Venderlo e scambiarlo con altre persone in giro per il mondo. Queste da qui sono nate molte comunità di artisti e, cioè scusa, una delle prime applicazioni che è stata quella comunque nel mondo dell'arte, perché per definizione è un oggetto unico, ok? Che oggi avviene nel mondo, è difficilmente valorizzabile perché io quando creo una cosa, poi creo un'immagine, poi per qualcuno è facilissimo fare tasto destro copia e di fatto l'ha ricreata, no? È molto difficile far valere l'autenticità di quella rappresentazione e ovviamente attorno a questo sono nate delle community, ok? E quindi per esempio una di queste, tipo anche OpenSea, è vero che è una piattaforma, però di fatto ci sono anche delle barriere di ingresso, non è che puoi metterci proprio su qualsiasi cosa. Però è vero che l'NFT risolve, come primo approccio, ha risolto il tema dell'originalità dell'immagine digitale, no? Il tema che io, se faccio un'immagine digitale, posso copiarla oppure no, e l'NFT almeno stabilisce per questa immagine, dici, si è applicato per l'arte, quindi almeno sappiamo, esiste un modo per sapere in modo univoco di chi è il Chi proprietario. in realtà sappiamo chi ha creato l'NFT. Dopo adesso lo vediamo, nel senso che in realtà questo non è direttamente legato al diritto d'autore, perché chi l'ha creata e chi l'ha creata, cioè nel senso dipende, poi ci sono, adesso andiamo a vedere, sappiamo chi può averla creata sulla blockchain, questo sì. Perché dopo adesso andiamo a vedere come si fa. Giusto per finire, esistono poi altre, un progetto che a me piace abbastanza, cioè mi sono trovato un po' carino, è Async, che sostanzialmente queste sono delle immagini che però cambiano, possono essere, hanno molte versioni, ok, della stessa immagine o della stessa traccia audio, è un pochino come, e quindi anche a posteriori possono essere ricreate delle combinazioni diverse di file audio e video, e questa è un'altra piattaforma come ce ne sono tante altre, oppure poi gli settori in cui questa cosa è andata sono tanti, uno di questi ovviamente è anche tutto il mondo fashion, avanti, design, moda e cos'altro, questa è la cosa che mi faceva un attimo, mi ha fatto sorridere, però va bene, questa cosa di Gucci che fa sostanzialmente, ti permette di comprarti con 10 euro le scarpe nella versione digitale e quindi tu hai i 10 euro per la scarpa digitale che è molto più economica del Gucci originale, poi che tu abbia bisogno della Gucci in sé, questa è un'altra domanda, ma non importa. Però diciamo che c'è entrato un mondo, in questo mondo dell'NFT c'è entrato Ci sono entrati settori normalmente poco tecnologici, e molto legati più alla moda e cos'altro. È vero che secondo
secondo me questa è solo una delle applicazioni cioè quindi adesso abbiamo da un lato digital art e dall'altro tutte le cose dei filtri o tipo le scarpe digitali, cose del genere, quindi mondo degli oggetti digitali nei social e cos'altro. Ovviamente ci sono tanti altri mondi, tanti altri domini che possono essere esplorati e secondo me che hanno potenziale con gli NFT. Penso per esempio da una cosa più transazionale, tipo biglietti di concerti, hotel, aerei, tutte queste cose. La gestione dei domini internet, per esempio, questo è il mondo finito dei beni virtuali nei giochi, ok? Oppure, tornando a cose un po' più tradizionali, la proprietà frazionata di beni fisici e quindi immobili, terreni o qualsiasi cosa. In generale parliamo di qualsiasi, cioè quando possiamo pensare che l'NFT può avere un senso, quando abbiamo degli oggetti digitali che sono unici o emessi in una quantità limitata e su cui è importante avere una garanzia di autenticità, ok? Sì, Ha un senso? certo. Torna. Certo. Quindi, capito, questo è l'elemento che distingue questo aspetto, perché ti permette quello che normalmente per avere la garanzia unica e di autenticità e di unicità, quindi garanzia da entrambe le parti, pensiamolo con i biglietti dei concerti, che è semplice, no? Cioè, vuoi che da un lato tu sai che non vengano più biglietti di quelli che sono, come vengono scambiati, che il mercato secondario sia eventualmente regolamentato o controllato, e che la garanzia sia univoca, ok? Cioè tutte e due le parti devono doversi fidare dell'altra. E questo. Secondo me questi sono gli esempi che vediamo in questo momento, ma anche noi stessi abbiamo pensato, magari facciamo un NFT con cuoricinità. Cioè, c'è tutto il mondo del collectible che può avere una serie di dei valori piccolo, grande, nullo, però comunque esiste come non so, come abbiamo le nostre catenine, i nostri anelli, i nostri Cioè, ma ti. gioielli, chi ce n'è uno che vale 5 euro ma ci tiene tantissimo e c'è chi Esattamente. ha Con internet si sta un po' aspettando Wizard of the Coast, Pokémon, fare tipo il target finale, esempio vero che abbiamo, carte, Esattamente. sono, Sì. aspettano solo che succede qua. Un po' Magic sta cercando di creare sleeve, voglio creare quella carta, Okay. ma oggetti magici. Fabian, ma piove da te? Temporale maledetto. No, Oh, no. abbiamo visto un lampo fuori Ah, dal. sì, piove, solo che non si sente da qua dentro. Se Ah, pensavo che ok. me lo dicevi per il suono, no, no, c'è un mega temporale, è un motivo per Ok. cui non sono Ma no, uscito. infatti, tipo, Sì, se sì, non era il sì, sì. polare, era atterrato dentro. Pensavo Esatto, che o l'avessi erano dato per un. atterrati gli alieni. Sì, non c'è No, non un'alternativa. piove, non piove. Non guardate, non guardate. Voi non No, avete visto no, niente. piove, ma è Cancellate la live. silenziosissimo. Pensavo fosse un tema di rumore. Ok. Allora ci Proprio sto. c'è stato un lampo di luce blu nella Sì, storia di te, che penso che sta quando piove, piove comunque. serio. Comunque, sì, tornando, certo, secondo me c'è anche questo tema. Per esempio, tutti questi oggetti vivono nei loro diversi mondi, magari poi con gli standard un po' viene accennato, e quindi è ancora un po' presto, chissà tra 5-10 anni, se quando quello che potranno essere le carte del gioco, le cose, saranno degli oggetti che appunto più facilmente potranno ciclare tra diverse chains, indipendentemente da quello che sono, no? E adesso invece sono ancora. C'è il solito tema della barriera d'ingresso, no? E del coso in cui vivono. Per cui per arrivare a sostituire tanti biglietti che compro su TicketSwap non ci sono gli NFT perché sono gestiti dalla piattaforma del website, no? E la Eh beh, piattaforma del website, di fatto se ci pensi oggi, però infatti io ne faccio un discorso doppio, cioè se tu ci pensi oggi, è lo stesso biglietto, tipo sai che è un monopolio, no? Tipo i biglietti dei concerti, cioè Ticket One Esatto, praticamente fa esatto. il 90%, però in quel caso tu hai, esiste per esempio un progetto che seguo da un po' che si chiama Evedo, che segue, gestisce questa cosa, ma anche solo se tu hai, cioè il biglietto oggi, nonostante tu hai un monopolista che lo emette, però poi hai tanti soggetti che devono entrare in relazione con quel biglietto. Eh sì. Tipo, tu che lo compri, chi lo paga, il gestore del pagamento, chi gestisce il posto, l'artista o tutto il resto, no? Quindi, di fatto, anche solo avere. E quindi sono tutti rapporti di fiducia dove tu ti devi fidare completamente della piattaforma centralizzata Sì, è vero. e si prende una parte del Sì. guadagno per poter gestire tutta questa cosa. Ora, anche se in realtà logica informatica non ce n'è in tutto questo, sappiamo benissimo, cioè la gestione dei biglietti non è difficile, cioè.
internet, insomma, no. Sì, un altro esempio, stamattina ho preso un aereo, insomma, ti viene in mente di come è complicato, cioè di quante piattaforme devi scaricare, le piattaforme di acquisto, devi prendere, poi c'è il codice, Esatto. il resto, adesso mi verrebbero a dire, cazzo, certo che se il biglietto dell'aereo che prendevo fosse un NFT, magari qualcuno mi dice cosa me ne faccio, cosa, No, me no, ne no, no, no. faccio qualcosa oppure no, però insomma, se è stato un NFT, a quel punto magari il modo con cui ti può muovere, cioè comunque è una No, guarda. rappresentazione di qualcosa e forse un giorno sarà No, no, ovvio che il guarda. biglietto di un aereo sia un NFT, non lo so, tra, no? Due cose. Una è che quello che stai dicendo è esattamente quello che sta facendo il mio amato progetto Locktrip, nel senso che loro l'NFT Matrix sugli hotel già la stanno facendo e dopo avevano anche gli aerei che adesso l'hanno messo un po' in pausa, però di base è la stessa cosa. E si pongono tutti i temi poi di chi il nome, come lo rivendi e tutto il resto. E invece poi quello che volevo dire era rispetto all'NFT, ma l'NFT in sé adesso è un tema perché cioè, è nella blockchain, ma l'idea di avere beni digitali che usi normalmente è già entrata nella nostra quotidianità. Cioè il biglietto, il boarding ticket è già un bene digitale unico, se vuoi. Non è unico, cioè è unico nel senso che è unico nella piattaforma del provider, cioè della compagnia, no? E tu lo puoi scaricare quante volte vuoi, ma in realtà già se io lo modifico se me lo modifico il PDF, non è che li frego, cioè nel senso, quindi l'abitudine all'utilizzo, cioè abbiamo già passato, il passaggio era passare dalla versione cartacea a quella digitale, ma nel momento in cui Beh, sei passato adesso a c'è quella quella di digitale. passare, sì, adesso c'è quella gestita dal provider di cui ti fidi, Esattamente. perché è lui e perché c'è lui. L'altro giorno parlavamo dei sistemi di pagamento, per Eh sì. esempio, nel paese in cui sono, che sono totalmente dominati da sistemi, da giganti privati, Certo. che hanno sistemi di pagamento, a qualcosa in cui il sistema è sulla rete da sola. Esatto. NFT a quel punto non è gestito dal particolare entità di cui ti fidi ancora. Bene. E conferendo a lui un potere immenso, andando un attimo alla scorsa, dando un attimo agli standard che abbiamo visto la scorsa volta. Io, premessa, non sono sviluppatore, cos'altro, quindi ne do una versione un po' semplificata della cosa, però secondo me utile comunque. Ci sono poi sotto i link per i riferimenti esatti. Comunque, come dicevamo, quando vengono emessi, abbiamo detto l'NFT è un token a tutti gli effetti, è solo un tipo particolare di token che viene, è una registrazione che viene sulla blockchain tramite uno smart contract che crea questi NFT. L'altra volta abbiamo parlato dei token semplici, quindi quelli fungible, quelli fungibili, i token ERC20, e avevamo detto come avevano delle opzioni, cioè delle funzioni di fatto opzionali, alcune obbligatorie. Ok, aspetta un attimo, vedete? Sì, Ah, scusami. Ah, sì, scusa. No, ERC20, sì. esatto, ERC20. Per gli NFT invece abbiamo uno standard diverso, ERC721, che di fatto ricalca e eredita tutte le proprietà degli ERC20. Poi ci sono stati degli aggiustamenti e se vedete il sito sotto ci sono una serie di affinamenti e miglioramenti perché ERC20 effettivamente aveva tanti problemini. Comunque il concetto resta quello. Di base però a tutte queste cose si aggiungono due aspetti, cioè uno che l'ID unico, cioè ogni token specifico avrà un singolo ID, e dall'altra parte perché appunto sono unici, sono fungibili, sono non fungibili, e dall'altra parte la possibilità di aggiungere dei metadati. Ora, questi metadati in realtà, perché se noi immaginiamo cos'è il metadato, allora se l'ID unico mi definisce, è un stringa che mi definisce, ok, quell'immagine è questa, cioè in questo smart contract posso mappare un insieme finito insieme finito di NFT, dall'altra parte posso avere dei metadati. Ovviamente però l'idea di poter caricare un video o un'immagine completamente sulla blockchain è assurda, ma per un discorso di limitatezza delle risorse, nel senso che caricare un intero file JPEG sulla blockchain avrebbe dei costi assurdi, no? Questo rende i CryptoPunks gli E allora unici. ci arrivo. Quindi di fatto cosa si fa? In questi metadati io posso di fatto avere due modalità, cioè da un lato descrivo per l'intero l'immagine, descrivo per intero l'oggetto digitale e quindi immagino tutte le cose pixelate, no? Dove io effettivamente mappo i singoli valori, oppure descrivo in parte l'oggetto digitale, nel senso che cosa scrivo nel metadata? Nel metadata ci metto un link che punta ad un file su una repository esterna. Vai, gamba. No, scusa perché ti ho interrotto, che volevo solo finire il concetto. Solite fare immagini pixel, che sono già stati posti e persi, Mario è stato X.
kilobyte, cioè non Kilobyte, tra l'altro. Kilobyte. Infatti. programmare un gioco Disney, floppy che non è, era più semplice adesso che abbiamo così Ma tanto sai, il valore cose. del limite non è sempre così, ti sfida. Quindi quello sì, ci sta assolutamente. E poi allo stesso tempo leggevo oggi mentre preparavo e guardavo dei video di uno che aveva fatto, aveva messo un'immagine digitale, no? Però l'aveva messa su un repository esterno, che poi anche c'è repository, c'è un conto se lo metti su IPFS, altra cosa è se lo metti sul tuo server. IPFS Interplanetary File System è statico e nel momento in cui è lì non puoi modificarlo. Lui invece l'aveva messo su un suo server e poi aveva impostato che in base al sito da cui veniva chiamata la funzione rispondeva in modo diverso, mostrava, Ah, caricava nel, e quindi tu vedevi lo stesso NFT, cioè in base a, se lo andavi a vedere su OpenSea o sul tuo wallet, in realtà vedevi immagini diverse perché lui dinamicamente caricava un'immagine diversa, cioè nel senso che beh, quindi questo era un po' un trucco perché era non fatto c'entra apposta. niente col No, non c'entra perché niente intendo col dire. Web3, No, 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 ma esattamente. È lì il punto, è che molto spesso, cioè, il vero NFT di base è quello che ha l'oggetto descritto per intero, secondo me, no? Perché a quel punto è scritto sulla blockchain e nessuno può modificarlo. Al massimo un link a un file IPFS già è una sì. No, buona via di mezzo, altro non è, è ridicolo, cioè, nel senso non. un link a un file su una risorsa IPFS secondo me può essere considerato totalmente valido perché Esatto. i link sono, come dire, sono congelati, non possono cambiare. Quindi, una volta che tu butti su qualcosa, anche se butti un'altra copia, cambia il link. È una specie di hash, no? Sì, Che sì, 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 sì. identifica su una risorsa immutabile, quindi ci sta. L'unica cosa è che chiaramente uno potrebbe tirare giù l'originale immagine, ma tanto anche se ce l'hai tu è lo stesso hash, è lo stesso. Quindi se vuoi basterebbe anche un hash, no? Perché un hash è una funzione che ti restituisce un numero che soltanto se tu hai da cui non puoi tornare indietro, quindi tu devi dare gli stessi dati per avere lo stesso hash. Sì, Dai, comunque comunque. sì, dipende dove sta, diciamo, e possono avere valori diversi. Magari potremmo anche avere nuove catene, nuove blockchain specializzate se vuoi per tenere in più completamente questo tipo di informazioni. Certo, beh, Certo, sì, c'è R-Wave che è pensata apposta per questo, per esempio, che è sì. molto più solida da alcuni punti di vista, da altri più debole, dove tu paghi effettivamente una transazione per caricarlo e di fatto copre il costo del storage nei prossimi 200 anni, sai qual è il loro, è il Sì, questa è loro, interessante questa sì, cosa. pensando già alla descrizione, anche se anche lì ci sono dei problemini, non da poco, su quando se verrà usata. R-Wave è pensata, perché sai che Ethereum probabilmente dicono, cioè stanno pensando di fare un dump di tutto il passato su un'altra blockchain dedicata allo storage Sì, come si chiama questa cosa qua? si Che di chiama fare boh. un di tagliare con il tempo e di Esatto. ripartire. Sì, Ah, sì, sì. ok. E quindi sì, e questo potrebbero farlo in Arcwave. Allora, uno dei temi, se vogliamo, giusto per chiudere questa cosa dell'NFT, è perché delle persone hanno pagato e pagato tanti soldi per avere degli NFT di proprietà. Ovviamente ci sono tanti rischi legati a questi, che sono eredita i rischi dei token di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ovvero lo smart contract deve essere scritto bene. Se per caso io posso avere uno smart contract che prevedeva all'inizio un ID unico, una non riproducibilità e tutto il resto, poi l'ho comprato, ho il mio token con il mio wallet associato, quindi la proprietà è mia, e però compare un bug del wallet. Ecco, io posso istantaneamente, magari quello che doveva essere unico ne diventano 10.000. Vero? Ed è successa questa cosa. È successo, sì. Già, è successa. L'idea che noi adesso abbiamo parlato per semplicità di NFT su rete Ethereum, su blockchain Ethereum, però ovviamente ci sono altre blockchain e ognuna ha i propri NFT, come anche prima parlavo quello di NBA, è fatta in Flow, non è che è una blockchain di fatto nata proprio per gli NFT, per i collectibles alla fine. E non un grande progetto da un certo punto di vista, però da altri funzionato molto bene. Quindi sì, questi sono, e ovviamente l'idea che io comunque quando, se non è un NFT che include tutto l'oggetto, io molto spesso sto comprando una certificazione di un link, no? La certificazione di un file che è da qualche parte, e con problemi, e dobbiamo anche stare attenti al fatto che la verifica dell'oggettiva, cioè perché poi ci sono tanti temi di clonazione, come faccio a verificare che sono stato effettivamente io l'acquirente di quel bene, uno che ne faccia una copia, cioè è un mondo
abbastanza delicato, e come tutto questo è un mondo nuovo e quindi di conseguenza bisogna stare molto attenti e partiamo piano, ecco, in ogni caso questo è il consiglio. Ci sono una, è un mondo carino, è un mondo bello, secondo me c'è tanto, tutta l'arte digitale e cos'altro, e si può fare, ci si può avvicinare anche con pochi euro per iniziare ad esplorare, comprare qualcosina, avere, secondo me ne vale la pena. È vero, sì, non c'è bisogno di spendere tanto, si può prendere qualche cosina, tanto solo per esplorare, avere qualche piccolo kitty, qualche piccola cosa. È un progettino sto tipo sto, sì, no, non è vero, Paint Swap sotto Phantom vende cose a 5 euro e a 1 euro, sono blockchain, ma anche su Polygon ci sono, se tu cerchi dei invece di andare su OpenSea vai su, cerchi sulle altre reti, ma credo anche su Solana, cerchi sulle altre reti progetti di NFT, puoi comprarti delle cose. Io volevo metterne su uno io e poi comprarmelo da solo, tanto per averlo, no, e dirà quello lì l'ho preso e me lo sono messo, anzi c'è anche quello che si può fare, quindi in realtà ci sono piccole cose che uno può comprare soltanto per averlo. Volevo avere cambiare il mio avatar, la mia immaginetta su Discord, cioè non vale mettersi l'immaginetta pixelata se non è un NFT che hai, appunto quello adesso deve essere tua, no? Quindi Gamba, tu ce l'hai la tua, tu la carichi, no? Il mio progetto sarebbe proprio mintare il mio malfilo pixel. Ma è quello che adesso vogliamo fare, sì, lo facciamo. Infatti sto seguendo cuoricini d'ao proprio per mintare il pixel leg. Vuoi fare guarda me che pixel, sì. Io sono la zinetta, ecco, hai detto la parola mintare vuol dire coniare, che è il momento in cui io di fatto lo scrivo sulla blockchain, no? Sì, okay. Io ho visto degli auto tradotti post, non sei arrivato in ritardo, siamo alla metà, c'è adesso l'incredibile offerta con le sbriache genere, ho fatto lo screenshot, ho salvato il post, il giorno dopo vediamo come sta, sparito il post ed è riapparso un'altra pagina con la stessa JPEG, ma ci avranno preso, hanno detto vabbè spendiamo questi 5 euro. Comunque se ci siamo possiamo fare questo passaggio della possibile NFT che Gamba potrebbe fare il mint su cuoricini DAO, perché questa è una delle domande interessanti, è se adesso ci riusciamo a... Il minting più banale che si può fare è semplicemente l'upload dell'immagine che poi va a finire sui PFS, ok, quindi tu fai l'upload, il client la mette sui PFS per te, invece di farlo a mano lo fa lui, e poi viene associato l'indirizzo di quella posizione IPFS a una cosa, e sicuramente questo è uno dei passaggi più interessanti su come adesso passare alla parte di cuoricini DAO e come renderla più accattivante.